Sarà un mix tra cultura, divertimento e magia, il programma delle festività natalizie di Fano che è stato presentato questa mattina durante una conferenza stampa in comune. Tre saranno i macro eventi principali, il primo dei quali l'appuntamento che darà il via ufficiale alle iniziative, domenica 1 dicembre alle ore 18 con l'accensione del grande albero in piazza 20 settembre. Al termine dello spettacolo di Ultrasound 20, l'abete si illuminerà e tutto il centro storico prenderà finalmente vita in un tripudio di luci e musica. Il secondo step del Natale Più sarà segnato dalla notte di Capodanno, sempre in piazza, con Radio Studio Più, DJ set e l'esibizione di Aiduci, con brani degli anni 2000, mentre il terzo appuntamento sarà quello del 6 gennaio con la festa della Befana. Il Natale Più, che si inserisce nel progetto provinciale del Natale che non ti aspetti, è stato organizzato grazie al coordinamento dell'amministrazione comunale e al braccio operativo della Proloco, assieme alle tante associazioni cittadine e con il supporto della Regione Marche. Sabato apriamo la via di Ciliegi dei Bambini, questa via che guarda un progetto veramente molto importante della città, la pista del ghiaccio e Brico Center Express. Poi domenica ore 18, piazza 20 settembre, la grande inaugurazione del Natale di Fano. E tante le novità, fra queste importanti collaborazioni con associazioni locali. Passaggi di Natale avrà 5 incontri importanti alla Memo e 1 anche al Teatro della Fortuna, l'ente carnevalesca con una giornata prettamente dedicata al Carnevale di Fano il 22 con Giuliano del Sorbo, una performance veramente importante. Altre domeniche dedicate ai cori gospel, dedicate al concerto di una scuola tra le note, ai bambini della nostra città che quindi prendono spazio sotto l'albero, e tutta una serie di eventi e attività. Quindi chi viene nella città trova musei e monumenti aperti, trova ogni angolo della città allestito, una città illuminata, trova fantastici progetti come il presepe di San Marco, come i presepi di Sabbia e come tantissime altre attività. In città intanto si lavora per allestire addobbi attrattive come la pista di pattinaggio sul ghiaccio che ritorna in piazza Veduti. Via Garibaldi invece ospiterà l'albero artistico di serie del Signore, mentre il centro di piazza 20 settembre, l'abete donato da una famiglia fanese, è posizionato questa mattina. L'albero è alto 15 metri dalla famiglia Talamelli Fabrizio, che si sta in via Europa al Poderino. Il Poderino è il nostro angolo di alberi di Natale, perché l'anno scorso sempre a 200 metri da questo qua, e quest'anno dobbiamo ringraziare perché ce l'ha donato, naturalmente l'ha donato a noi come Proloco, a questa bellissima città di Fano. Anna Proloco, braccio operativo, andiamo appunto su un'altra novità che è quella del trenino. Sì, esatto, Proloco, c'è stata quest'unione, la collaborazione con Brico Center, e siamo riusciti a ottenere questo grande risultato di portare il trenino sulla città di Fano. Nella brochure c'è la piantina definitiva del percorso e del tragitto che farà esattamente il trenino, 30 minuti circa il suo percorso per collegare al meglio tutti i parcheggi della città di Fano con il centro storico.